Comunico intanto che domenica è la Domenica delle Palme, una Domenica delle Palme un po' dimessa, quasi triste, malinconica, altro che la festa degli alti anni. E però dobbiamo, come dire, avere pazienza ancora un poco e raccomandare a Dio quello che è il nostro cuore, perché ci converte e comprendiamo, anche se da casa, i misteri che vengono celebrati e che possono essere seguiti attraverso gli strumenti di comunicazione sociale. Volevo inoltre comunicare che se qualcuno desiderasse ricevere un ramoscello di olivo, fino a quando ce ne saranno, si può rivolgere a me stesso subito dopo le messe oppure la prossima settimana. A proposito della prossima settimana, ci saranno 3 giorni di esercizi spirituali in cui farò prima la messa senza predica e poi una predica un po' più lunga in cui si parlerà del Vangelo di San Giovanni nel racconto della passione del Signore, cioè mediteremo con dei pensieri, speriamo utili, sulla passione di Gesù secondo il Vangelo di San Giovanni. Sarà molto bello. Qualcuno potrà anche essere presente, ma gli altri potete seguire attraverso i social. Andiamo invece al discorso di oggi. Intanto nel Vangelo di oggi si parla di Abramo. Chi era Abramo? Molti di voi lo sanno perché ne hanno sentito parlare o hanno letto la Bibbia, il libro della Genesi. Abramo era un grande personaggio, una persona intelligente, capace, un leader, diremmo al giorno d'oggi, un trascinatore. Sapeva anche concludere degli affari e seppe dal niente diventare ricco attraverso degli accorgimenti di carattere progettuale e amministrativo di grande rilievo che possono essere imitati anche al giorno d'oggi. Abramo era fedele a Dio, amava Dio e Dio gli promise, facendogli sostenere anche tante prove, che gli avrebbe dato una grande discendenza e che avrebbe avuto una terra tutta per sé e per i suoi discendenti. Quindi Abramo era molto conosciuto presso gli ebrei, era un personaggio importante, molto più di quello che può essere per noi occidentali, non so, Cesare, Carlo Magno, Napoleone, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Cavour. Era un personaggio conosciuto e naturalmente visse e morì. Visse a lungo, ma morì anche lui. Però ci fu una polemica. Gesù, nel Vangelo di San Giovanni in modo particolare, spesso polemizza con i giudei, i quali lo vogliono contrastare pubblicamente per farlo cadere nei suoi ragionamenti, a volte anche per prenderlo in giro. Ma Gesù risponde sempre con una saggezza grandiosa, per cui a volte capitava che i giudei prendevano le pietre e volevano ucciderlo, ma Gesù riusciva sempre a sfuggire ai loro attentati. In questo caso Gesù ha voluto dire una parola forte che è bella anche per noi al giorno d'oggi, cioè: se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. Che significa? Che non moriremo mai. Il significato della sentenza che Gesù ha dato è bellissimo. Significa: se noi facciamo sempre quello che Dio vuole, ne saremo avvantaggiati anche per quanto riguarda le malattie. L'altro giorno, per esempio,
faccio un solo esempio perché non possiamo diffonderci molto, una professoressa medico specializzata in scienze che riguardano le malattie virali, il virus appunto, diceva una cosa interessantissima. Probabilmente, come si pensa, il coronavirus viene dai pipistrelli, ma non perché i cinesi l'hanno fatta apposta, oppure è successo chissà che cosa. È successo, e qui ci sono delle colpe, delle responsabilità, è successo che i pipistrelli vivono in genere nelle foreste o nelle caverne delle campagne, ma siccome spesso gli uomini, compresi i cinesi, ma anche i brasiliani, gli ecuadoriani, i peruviani e così via di seguito, gli argentini, molto spesso capita che le foreste dove normalmente abitano determinati animali vengono tagliati gli alberi per farne legname o per utilizzarlo attraverso coltivazioni più redditizie sotto il profilo economico. E quindi spesso gli animali che abitano in determinati luoghi, vedendo che l'uomo manipola la natura, i boschi e tutto il resto, si spostano, e si spostano nelle città, naturalmente portando uno squilibrio anche con problemi di salute. Quindi la malattia che noi in questo momento subiamo e che temiamo è una malattia dovuta a problemi di carattere ecologico per sbandamenti che l'uomo ha prodotto alla natura, per sfruttamenti non conformi alla natura stessa delle cose e naturalmente al volere di Dio. Io ricordo che, come ho avuto sempre diciamo una passione per gli scout, ricordo che c'era un amico mio scout, Franco Costa di Villabate, che quando un ragazzo tagliava un rametto di un albero, poi incideva con un temperino la corteccia di un albero, lo castigava severamente, perché diceva la natura è sacra e non si tocca, e diceva una cosa giusta. Figuriamoci se si tagliano centinaia di alberi perché si ha bisogno di fare una coltivazione in suo di caffè o qualche volta anche di cocaina o di altri prodotti che sono propri della droga. Quindi è importante questa parola di Gesù: se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. È importante perché se noi facciamo quello che Dio vuole, il Signore ci conserva più a lungo nella salute e ci dà la possibilità anche di vivere meglio sulla terra, più felici, più capaci di creare fraternità e di camminare nelle vie di Dio. Un'altra osservazione che volevo fare è la domanda dei giudei verso Gesù: tu chi pretendi di essere? Questa parola, chi pretendi di essere, è una parola che si ripete spesso da parte di chi, non avendo nulla da ribattere agli argomenti che una persona saggia vuole presentare, si offende attraverso questo pugno quasi nell'anima, nel cuore, quasi a dire: tu chi ti senti? Chi ti senti? Se uno naturalmente è un vizioso o se uno è una persona orgogliosa ma contemporaneamente stupida, la domanda ha senso. Ma nei confronti di Gesù, l'uomo saggio per eccellenza, il figlio di Dio, è una cosa controsenso. Un'altra cosa importante: Gesù dice una parola strana: prima che Abramo fosse, io sono. Che significa? Abramo, attenzione, era morto niente meno 1700 anni prima di nascere Gesù. Com'è che Gesù c'era? Perché Gesù, noi dobbiamo mai dimenticare che era figlio di Dio. Come uomo, nacque a Betlemme, crebbe, soffrì, morì, ma come Dio
c'è stato sempre, come diceva il Catechismo. Dio è sempre stato, Dio è sempre stato e sempre sarà. Egli è l'Eterno. Quindi il fatto che Gesù è figlio di Dio e Dio lui stesso significa che c'è stato sempre. Quindi ai tempi di Abramo, come Dio c'era, per questo dice la parola io sono, che è la stessa parola che aveva detto Dio quando apparve a Mosè, e Mosè gli chiese chi sei tu, e Dio rispose io sono colui che sono. E Gesù ripete questa parola per fare capire che lui è Dio, come Dio è il Padre e come Dio è lo Spirito Santo.